Ciao a tutti ragazzi, siamo qua per un messaggio abbastanza serio. Come avrete notato, tutto il mondo si sta sfidando a questa Ice Bucket Challenge. Siamo stati sfidati anche noi da Gabbo, i Relative e dei New Magic Wizard. Che vi chiederete chi è, ma ce lo chiediamo anche noi. Ora ragazzi, noi procederemo con la sfida. Ne abbiamo già fatto la nostra parte donando all'associazione contro la SLA per la ricerca. Ma ora tocca a voi, ma non preoccupatevi perché abbiamo trovato un metodo per farvi anche voi donare senza però spendere soldi. In poche parole, l'intera monetizzazione di questo video sarà donata ad un'associazione per la ricerca contro la SLA. Ma cosa significa monetizzazione? Allora, prima di questo video apparirà un messaggio pubblicitario, una pubblicità. Questa pubblicità genererà un ricavo economico, quindi ci farà arrivare dei soldi. Noi tutti questi soldi li doneremo, ma qui entrate in gioco voi, perché l'ammontare del denaro che arriva dipende dal numero di persone che guardano il video. Quindi noi non vi stiamo chiedendo di donare dei soldi, ma vi stiamo chiedendo semplicemente di donare il vostro tempo. Chiaramente per una causa così importante sarebbe l'ideale che anche voi deste il vostro contributo economico, quindi comunque in descrizione trovate il link per fare la donazione. Quello che vi chiediamo però è molto più semplice: quanto tempo perdete in una giornata su internet? Vi chiediamo di perdere un po' di tempo per una giusta causa. In poche parole, ogni volta che voi guarderete il video aumenterete la vostra donazione di tempo e quindi il corrispettivo in denaro che noi andremo a donare all'associazione. I punti fondamentali quali sono? 1. Non saltate la pubblicità prima di questo video, perché le pubblicità pagano solo se vengono viste interamente e quindi poi ci permettono di donare. 2. Più volte guardate questo video, più contribuite alla causa con il vostro tempo e con i soldi della pubblicità. Di conseguenza, guardate questo video più volte che potete. Cercheremo di fare sicuramente una sfida più divertente del solito, non ci limiteremo all'acqua. Ma dopo un po' nessuno vi vieta di lasciare andare questo video mentre voi fate altro, quindi potete riprodurlo più di una volta, 2, 10, 100, sta a voi. 3. Condividete questo video, condividetelo su Facebook, su Twitter, su tutti i social network. Potete condividerlo anche più di una volta al giorno, anche più volte alla settimana, anche ogni 5 minuti. Chiaramente, più verrà condiviso, più persone lo vedranno, più persone vedranno la pubblicità e più riusciremo a donare. Quindi 4. Per i meccanismi di YouTube, un video diventa popolare in base ai mi piace e ai commenti. Quindi ragazzi, vi sto chiedendo in questo preciso momento di mettere mi piace e quando avrete finito il video di lasciare un commento riguardo alla sfida, riguardo a quello che volete. L'importante è che lo facciate. Seguendo questi 4 semplici punti, insieme proveremo a fare la differenza, almeno doneremo sicuramente più di quello che possiamo donare noi da soli. Diciamo che abbiamo trovato il modo di sfruttare il nostro canale per fare una cosa sensata, quindi siamo anche felici. Voi ci mettete il tempo, noi ci mettiamo al canale. Dopo questo slogan molto così, torniamo ai soliti dementi di sempre e adesso andiamo a fare la sfida, che sarà una sfida da veri coglioni, perché esatto. Non sarà acqua, vi diciamo, quindi cioè. Benvenuti alla nostra Ice Bucket Challenge. Siamo qua nella nostra villettina di campagna, la residenza rurale, esatto, vediamo. Molto rurale. Però volevamo fare una cosa diversa, perché l'acqua ghiaccio se la sono già tirata tutti, ci sembrava banale, quindi noi abbiamo... Esatto, abbiamo deciso di lanciarci qualcos'altro. Siamo andati nel nostro market di quartiere Di fiducia e abbiamo chiesto delle robe scadute. Aspetta, ringraziamo, diciamo, Claudio che ci ha dato tutto quello che ci serviva. Confessiamo che c'erano anche roba scaduta che avevamo già in casa, quindi c'è un po' un miso. Benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo qualcosa di speciale, qualcosa di gustoso, qualcosa di sfizioso. Non può mancare, secondo me, nell'Ice Bucket Challenge The Show la passata di pomodoro, che dà quel tipico rosso The Show. Perfetto, allora okay. Le passate, quindi... Oh, dobbiamo dividerle equamente, perché sennò poi ci sono 5, quindi... Ok. Botulino assicurato, ragazzi. Qua. Va bene. La base, ma diamogli un nome a questa ricetta. Questo è lo stufato The Show, quindi. Okay, esatto, lo stufato The Show è un stufato di Mario Monti. Come Mario Monti. Quindi cosa ci vuole? Carne di cane. Ok, bocconcini, cioè, carne di per cane. No, per cane, perché sei di cane. Okay. No. Normalmente puzzano già. Puzzano già da scaduti. Cioè, guarda questo qua, c'è addirittura, cioè no, voglio farlo vedere, sto qui è talmente scaduto che c'ha addirittura la ruggine. Ma sembra questo puzzava anche quando non era scaduto. Minchia, non viene giù il mio. Ciro, vado a prendere un cucchiaio. Vado un attimo nella dépendance, ragazzi. Un giorno vi faremo vedere cosa c'è qua dentro. Madonna che puzza fa. E arrivo. Che schifo, faccio un sacco. Madonna. Arriva. Che schifo. Ok. Una cosa fondamentale per ogni stufato è cercare di non farlo troppo denso, perché sennò non si cuoce. Quindi adesso andiamo a sfumarlo. Metto un po' qua. Guarda qua, vuoi far notare in camera com'è? Guarda un po' anche a me, no?
Poi chiameremo Merluz per fare una puntata di cotto e frullato con questo. Hai già frullato questo qua. È un gusto magro, scaduto 16 agosto. Proprio per agosto. Guarda. Guarda l'emulsione. Proprio. Allora, se devo dire a tutto, sai cosa sembra? Sai cosa sembra? Scrivete show. Sì, sale un tanfo, Ale. Sai cosa sembra? Dico la verità? No. Sembra un po' il sugo che fai per le lasagne. Per adesso, secondo me con il liquido no, ci siamo. No, per adesso. Sì, però è troppo liquido. Andrei un po' ad addensare. Io direi che un po' di farina, che non è scaduta quella, però. L'importante, ragazzi, ecco, stai già sbagliando. Non si devono creare i grumi con la farina. Giusto. Quindi bisogna andare a spolverarla con una certa tecnica e intanto girare, capito? Ecco qua. Vogliamo fare i grumi, no? Poi possiamo tirarci su una muratura questa cosa qua, poi. Altro che calcestruzzo. Volete perpetuare un abuso edilizio ma non avete il calcestruzzo? Usate lo stufato adesso. Voglio far vedere. Bene. Guarda qua. Si vede, Ale. Vedete? Cioè, proprio vi trovate all'interno dello stufato adesso, ragazzi. Cioè, una cosa che comincia a pesare. Ci metti la testa dentro e ti viene a vomitare. Ma secondo me, allora, più che la passata... Cioè, la mia passata non la puta... È la carne di cane, secondo me, che fanno schifo della madonna. No, non vomitare. Se devi vomitare, vomitare nello stufato del show, che tutto va brodo, diciamo. Ragazzi, lo stufato del show sta andando a gonfie vele, ma sai che la magia della cucina è proprio questo, che tu ti innamori di quello che stai creando, di quello che stai facendo. Ed ragazzi, una... io di patatine ne ho mangiate tante, ma scadute non le avevo ancora provate. Che schifo. Sanno un cazzo. Sono boss, capito? Sai quando perdono lo sale? L'importante, ragazzi, è movimenti concentrici e concentrati anche, quindi... Cioè, metti un po' anche te, Serve un po' d'acqua. Ma no, aspetta. Latte! Poteva mancare il latte, scusa. Ma così loro si sentono più proprio immersi, guarda qua. Come se facessimo allora. Nice bucket. Ma i legumi, perché i legumi hanno anche le proteine, ragazzi. Nello stufato del show le proteine. Certo, i piselli sono quelli con meno proteine, però sappiamo che i piselli piacciono almeno la metà della popolazione mondiale. Quindi voglio dire, siamo inculati. Ragazzi, ho un'idea. Li mettiamo in te. No, ti faccio muoia. Ma anche con un cacciavite si riesce. Sì, con un cacciavite si sì. Che cazzo. Abbiamo trovato i topi dentro. No, prendi la GoPro. Guardato, avete visto? Dammi qualcosa. Guardatelo. Guardatelo. Piselli, ma ce l'abbiamo fatta alla fine, quindi i piselli. Abbiamo un po' di booster. Li metto interi. Ah, interi? Perché la carne, capito, deve... Deve proprio essere... Potersi assaporare dopo. Qua ormai è tutto un lago di... Stufato, ha detto mari e monti, ma manca il mare. Sì, sì, ragazzi. Perché il pesce salta, capito? Un po' a boomerang. Non sono riuscito a fare la composizione. Ma vaffanculo. Oh, perché ragazzi, noi faremo delle nomination, ma non sono nomination normali. Cioè, noi nomineremo altri youtuber. Questi youtuber dovranno fare un video in cui si lanciano, non per forza qualcosa uguale a noi, ma qualcosa di particolare e magari anche schifoso addosso. E ma dovranno anche loro poi, ok, donare tutto il ricavato del video per la causa di tutto questo baradam. Perché ricordatevi che alla fine questo video qua, tutta sta papà di roba, il fine è sempre quello della donazione. Come si chiama la sfida in teoria? Ah, era la sfida tutti ice. Ice, però manca il ghiaccio. Ma potevamo mettere il ghiaccio? No, noi. Sono cubetti e sono ghiacciati, ma okay. Non è ghiaccio, sono gli spinaci congelati. Mi metti una gomitata. Ecco il ghiaccio, ragazzi, cubetti di ghiaccio. E ora ce lo lanciamo. Ice Bucket Challenge, Ice Monnezza Challenge, YouTube Italia. Ale, Ale! Dei coglioni, vai muoviti che... Ci siamo dimenticati una cosa molto importante. No, qua intanto nascono dei microorganismi. Le ecco, uova, ragazzi. Le uova. Coi gusci, perché è nel guscio che risiede la proteina. Non è vero. Ho sempre sognato di farlo. Dai. Ragazzi, andiamo a cambiarci e ci siamo. Quando vuoi.
faccio le mie nomination. Minchia, sa di volo. Beh, no, metti. Ale, allontanati, va. Ale. Non ti si vede vomitare, se devi vomitare. Ah, mi è entrata in bocca, cazzo! Dai! C'è dell'acqua, Cristo, sa di vomito! Lo so, Ale, è roba marcia. Allora, ragazzi, ricordatevi che il fine di tutto questo è un fine benefico. Riguardate questo video più volte che potete. Adesso noi nominiamo altri tre youtuber di YouTube Italia Testa. Li sfidiamo a fare anche loro un Ice Bucket Challenge schifosa, lanciarsi qualcosa di schifoso addosso, perché sappiamo che a voi piace vederci lanciarci le cose schifose. E li sfidiamo soprattutto ad evolvere in beneficenza per la ricerca contro la SLA il ricavato di questo video. Quindi mi raccomando, io personalmente sfido, ragazzi, sfido Favij, perché è il youtuber con più iscritti, è quello qui, e quindi quello che può dare più visibilità a questa cosa. Sfido Gabbo di Square, che ci ha sfidato lui nella Ice Bucket Challenge normale, e sfido Just Zoda, che lo vedo bene a fare questa cosa. Quindi, ragazzi, vi do 48 ore, anche un po' di più se volete. Lanciatevi qualcosa di schifoso, l'importante è che poi doniate i ricavati di quel video. Voi ragazzi che state guardando, andate sotto i profili Facebook e YouTube di questi youtuber e scriveteli che l'abbiamo sfidato in questa cosa. Ora tocca ad Ale. Ale, passami la GoPro. Aspetta, c'è una schiena che è via. Vieni qua. Dove sto buttando, Ale? Te le buttando? Ma no, è arrivato. Ma quanto che è arrivato? Che è? C'è uno in macchina, cazzo! Ma dai, Ale, porco giuro, che schifo! Ah, ma che schifo! Te l'ho detto che è come fare il mosto, mi sa. Io nomino i Pantellas, Goz Anima e Daniele Salvitella, conosciuto come Daniele da Sembatti. Allora, ragazzi, quindi fate anche voi questa sfida, potete usare anche meno roba, potete fare anche solo la passata se non avete coraggio, basta che poi mettete il video su YouTube e donate la monetizzazione. E poi sfidate altri youtuber, tre youtube di YouTuber Italia. YouTube Italia, non YouTube. Ma che sasso, pesce! Aspetta, voglio fare una roba.